Io non me ne capacito! Non me ne capacito! Com'è possibile? Turam ha scelto l'Inter! Com'è possibile rinunciare al fascino di Furlani? Me lo spiegate? Come si fa a dire no a Moncada? Cioè io non riesco a capire, sono sbalordito, sono scioccato! Come si fa a non accettare le telefonate al mare di Pioli? Come si fa a rinunciare a questo progetto veramente stellare con tutto il pubblico dalla loro parte? Come si fa a scegliere l'Inter al posto del Milan? Come si fa in questo momento? Sono scioccato. Ieri a casa Milan erano in fermento. Dovevano chiudere la risposta di Thuram. Erano tutti lì già pronti con i paracoriandoli per festeggiare l'arrivo di Thuram. Arriva Thuram e sceglie l'Inter. Chissà come mai. Però noi siamo stronzi, noi tifosi. Io impazzisco perché i tifosi come fanno a dire che questo Milan non vuole investire soldi? Io impazzisco come fanno a pensarlo. Eh sì, perché siamo malati a pensarlo, no? Noi siamo cattivi a pensarlo perché c'era bisogno di vendere Tonali per fare mercato, dicono alcuni, no? Tutti i soldi che hanno incassato quest'anno dove sono finiti? Dove sono spariti? Mi fate vedere i conti del Milan? Dove sono i soldi della Champions League, di una semifinale? Dove sono i soldi di una qualificazione alla prossima Champions League? Dove sono i soldi di uno stadio sempre con 70.000 persone pieno, che avete messo i biglietti che manco andare al Teatro dell'Opera costa tanto? Dove sono quei soldi? No, avevamo bisogno di vendere anche i Tonali. Ok, adesso spenderete 40-50 milioni sul mercato e direte: avete visto, hanno investito, quando dovrebbero investire 200 milioni sul mercato con quello che stanno guadagnando e con tutte le cessioni. Ma io impazzisco, perché noi siamo pazzi a pensare questo. E vi siete fatti fregare pure Thuram, che a me di Thuram onestamente non me ne frega niente. È la figuraccia che continuate a fare, indegni, indegni. Ma la figuraccia la fate voi, perché questa società non rappresenta più il milanista. Questa società rappresenta quei quattro aziendalisti di merda che ancora sono rimasti, che li vanno dietro, e quei quattro cazzo di giornalisti pagati dal Milan. Basta! Questa società non rappresenta nessun milanista. Nessuno si sente rappresentato da questi. Quindi la figuraccia l'avete fatta ancora voi, per una volta, anche con Thuram. 2-3 settimane dietro un giocatore ad aspettare la risposta, e ha rifiutato il Paris Saint Germain, grandi lì a festeggiare, e ha rifiutato il Lipsia, ormai la firma è prossima. Arriva l'Inter in un giorno, pam pum pam, lo compra. Cioè, ma vi rendete conto di chi stiamo parlando? Dell'Inter. Cioè, io posso perdere i duelli contro il Newcastle, che c'ha lo sceicco miliardario, e dici va bene, è una lotta impari. Adesso anche giocare contro l'ultima della Premier League è una lotta impari. Ma io devo perdere un giocatore dall'Inter che mi venite a raccontare tutti i giorni che è indebitata, che sta fallendo, che ormai non ce la fanno più con i conti, mentre invece il Milan è l'oasi felice con i conti a posto, e io mi devo vedere fregare un giocatore? Ora voi mi dovete spiegare perché un giocatore dovrebbe preferire andare in una squadra che è piena di debiti e tutto quanto, invece di andare a una squadra sana e con tutti i debiti annullati. Sapete perché? Perché ai giocatori non gliene frega niente, perché tutte le squadre sono indebitate e continuano a comprare e continuano a preferirci. Che figura di merda! Che figura di merda! Stare lì 3 settimane e farsi fregare un giocatore da... Io sapete perché non mi sento umiliato in questo momento? Perché non mi sento con voi, non siete, non fate parte della mia stessa roba. Quindi io non mi sento umiliato, anzi io più vedo le vostre umiliazioni, più vedo che vi abbassate i pantaloni e vi fate umiliare, più dico, cazzo, quanto sono felice di essere me stesso e non essere voi. Perché io sono contento di non essere voi. Perché queste figure di merda, andatele a spiegare adesso. Quando voi parlate di io sono orgoglioso di avere una società pulita che non ha debiti, andate a spiegargli perché un giocatore va a rinunciare a una squadra che non ha debiti e accetta quella con i debiti. Andateglielo a spiegare. Vediamo, voglio vedere proprio la vostra spiegazione tecnica. Perché Thuram sceglie l'Inter?
Forse perché le squadre con i debiti possono provare a vincere qualcosa, mentre invece le altre, pur di non avere debiti, non vinceranno mai nulla. I soldi spariscono, i soldi arrivano e spariscono. E poi io impazzisco se penso che non verranno investiti sul mercato. Impazzisco! Impazzisco! Allora, il Milan ha offerto 5 milioni più uno di bonus, l'Inter gliene dà 6 di parte fissa, senza la telefonata di Pioli, qualche bonus e in più sicuramente gli avrà dato qualcosa alla firma, perché vai a prendere un giocatore a parametro zero, è andato via Dzeko, dopo 2 giorni sono andati a comprare Thuram e hanno coperto il buco di Dzeko. Dopo 2 giorni, 2 giorni, 2 giorni! È indescrivibile questa situazione. È indescrivibile. Vi possono fare qualunque cosa. Poi sapete cosa si inventeranno quando non avranno più nulla da dire? Sapete cosa si inventeranno? Ve lo dico io. Si inventeranno che Thuram non amava il Milan. E quindi va bene così. No, ha fatto troppe moine, troppe richieste. Non amava il Milan. Thuram, giocatore del Mönchengladbach, che non ha nulla a che fare con il Milan. La gente si meraviglia perché non amava il Milan, perché secondo te Thuram ama l'Inter, è un tifoso dell'Inter. Cioè, ci avete rotto i coglioni che ancora stiamo a pensare lì alle bandiere, alle cose, non esistono, svegliatevi, il calcio moderno. Abbiamo visto partire via uno che da bambino faceva le letterine con la maglietta del Milan. Cacciato, cacciato, continuo a ripetere, cacciato, e ne uscirà fuori questa roba, perché prima o poi lo diranno, cacciato dal Milan. E mi venite a dire, ah vabbè, Thuram non fa niente, tanto non amava il Milan. Se non amate il Milan, andate via. A Milanello rimaniamo in tre, rimaniamo. A Milanello rimaniamo in tre. Voi pensate realmente che Leao ami il Milan? Voi pensate realmente che Theo Hernandez ami il Milan? Ma siete veramente dopo tutto quello che state vedendo? Cioè, se i giocatori che sono osannati, amati, glorificati, non amano il Milan, sono dei professionisti, parlate sempre di professionismo, di dire non vi attaccate ai giocatori, e ora un giocatore sconosciuto, che non c'entra niente, che non ha mai fatto nulla con il Milan, dovrebbe amare il Milan. Dovrebbe, quindi se non viene perché non è interessato a noi, quindi va bene così, fa niente. Cioè, voi pensate realmente che i giocatori vengono al Milan perché amano il Milan? 2023, dopo tutto quello che stiamo vedendo, 3 giorni fa abbiamo visto partire una bandiera, un futuro capitano, uno su cui tutti investivano. Voi mi parlate che è giusto se un giocatore non viene? Non è che ammettete, no, guarda, ce l'hanno messo in quel posto. L'Inter in questo momento è avanti a noi. L'Inter può andare su un giocatore su cui noi stiamo chiudendo e fregarcelo. Perché non dite la verità ai tifosi? Perché non dite la verità invece di far passare sempre gli altri sono il problema? E il problema è Tonali, e il problema è Maldini, e il problema è Thuram, e il problema è sempre gli altri. Perché non ammettete la verità e dite c'è un problema e questo problema è la società Milan e il signor Gerry Cardinale che non sanno fare il loro lavoro? Prendono i soldi e i soldi spariscono. Vendono Tonali facendo credere al tifoso del Milan che serviva vendere Tonali per fare mercato. Ma voi vivete nella fantasia. Non serve Tonali per fare mercato. I soldi ce li avevano per fare mercato. C'era un budget per fare mercato. Perché ogni società ha il mercato per fare budget? Il Milan con tutto quello che ha guadagnato. Il Milan non è una squadra che va allo stadio e trovi 10.000 paganti e dici oh, io con i conti non ce la faccio. No! Ti fa fare meglio soldi. E voi ancora state lì a dire. Cioè, non riuscite ad ammettere la realtà. Ormai la gente vi piglia per il culo. Cioè, voi su 30 commenti sui vostri canali avete 29 persone che vi schifano ormai. E io sono contento di essere diverso da voi. Contento di essere diverso da voi. Thuram ha preferito l'Inter. Non ama il Milan. Ha preferito l'Inter. Perché è un progetto più serio. Con 800 milioni di debiti è un progetto più serio del Milan. Andate a fanculo.